Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video dei prodotti smaltiti, credo degli ultimi 3 mesi. Probabilmente ogni tanto andrò tagliata in testa perché mi addrizzo con la schiena e non entro più nell'inquadratura, quindi cerco di stare più rilassata possibile sul letto di mia sorella. Però così sembra che sono stravaccata, quindi mi alzo leggermente. Allora, giù nell'info box vi lascio la lista completa di tutti i prodotti che ho smaltito in questi mesi, sono tanti. Dei prodotti che ho già fatto la recensione, accanto al nome sarà indicato il link al video con il minutaggio, così se vi interessa sapere che cosa ne ho pensato di quel prodotto, basta aprirlo, settare il minutaggio e ve lo aspettate. Dei prodotti invece che non ho avuto modo di recensirvi, dirò 2 o 3 paroline così in questo video, cercando di non farlo diventare un poema shakespeariano, anzi no, diciamo un'odissea. Quello che spunta per primo è questo gel doccia della Vitamia Natural Care, gel doccia prolunga abbronzatura con cellule di mango arricchite con vitamina C, E e B6, polifenoli, magnesio, ferro, aiuta a proteggere, a prolungare l'abbronzatura, formula antiossidanti senza parabeni, alcol e oli minerali da 250 ml. Questa è una nuova linea che si trova da Idea Bellezza, ha un profumo paradisiaco, è morbidissimo, fa una schiuma morbida, facile da risciacquare. Non so se ha allungato l'abbronzatura, però la mia pelle quando utilizzavo questo tipo di gel doccia era molto morbida, a volte non mettevo neanche la crema quando faceva caldissimo, però ovviamente io mi idrato sempre, però mi è piaciuta molto. Poi ho finito della G-Cube, questo è l'olio protettivo per capelli After Sun della linea estiva. Questo l'ho comprato l'anno scorso, l'ho usato tutto l'anno scorso, l'inverno che è intercorso tra quest'estate e quella precedente, l'ho usato per fare dei leggeri impacchi ai capelli nella parte sotto, perché comunque è un olio con monoil e qualche altra cosa, non si regge più, si è tutto rovinato l'etichetta, però leggo da dietro monoil N con filtri UV, quindi l'ho utilizzato, come vi dicevo, anche durante l'inverno per effettuare degli impacchi, perché comunque il PAO è da 12 mesi, per evitare comunque dopo di sprecare e doverlo buttare. Mi sono trovata benissimo. Protegge i capelli, li nutre tantissimo e anche come impacco post, impacco pre-shampoo è perfetto. Quindi se avete degli oli che vi sono avanzati, degli oli protettivi per capelli che vi sono avanzati durante quest'estate, li potete smaltire in questo modo. Poi della stessa linea ho finito invece lo shampoo riparatore, sempre con Monoil Neroli. Questo è uno shampoo bello strong, l'ho finito di utilizzare quest'estate, mi è piaciuto tantissimo anche l'odore. Mi manca, nel pacchetto c'era lo shampoo, olio e la maschera, della maschera mi è rimasto così e lo utilizzerò quest'inverno quando voglio effettuare un impacco, un pochino, una maschera ai capelli un pochino più strutturante. Poi ho finito della Leocrema, la crema idratante pelli normali, vitamina E, proteine della seta, latte di mandorle. È una crema molto leggera, facile da assorbimento, non ha dato fastidio quest'inverno durante il caldo, è da 250 ml ed ha un buonissimo profumo dolciastro perché è si sente il latte di mandorla, buonissimo, questo mi è piaciuto. Confezione di acqua termale della Vichy, come vi dissi già l'altra volta, odio quest'acqua non tanto perché non è buona, ma quanto è arrivata più o meno qui, si rompe l'erogatore e si spreca praticamente un quarto, sì, della confezione e non costa neanche tanto, sono 300 ml e l'acqua termale Vichy lenitiva e rinfrescante, io l'adoro così come tonico, fissatore trucco, rinfrescamento. La uso per tutto, però la confezione, ahimè, è abbastanza cattiva. Poi ancora ho finito della Botanica naturalmente il Deo Roll-On neutro con allume di rocca naturale,
assorbe il sudore, efficace tutto il giorno, dermatologicamente testato, 40 ml. Credo che per il mio tipo di sudorazione proprio questo tipo di deodorante sia il migliore. Io ho una sudorazione molto acida, specialmente durante le settimane in cui gli ormoni circolano come se non ci fosse un domani, ho un serio problema di cattivi odori, anche se mi faccio 72 docce al secondo. Quindi è brutto sentir parlare di queste cose, però si devono dire, perché è un problema in cui ci convivo da 33 anni, anzi no, più o meno da quando avevo 15 anni, quindi sono 17-18 anni che convivo con questo problema e ne ho girati tanti di bloodalco, di deodorante. Quello che anche faceva un bell'effetto e non mi faceva sentire a disagio, diciamo, è quello della Botalco, sempre roll-on, quello pure mi piaceva tanto, però ora ho trovato questo della Botanica, naturalmente, che ha un costo non esagerato e mi sta aiutando tanto. Poi ho finito questa confezione gigante di gel detergente per mani senza acqua da 150 ml della Stenom, semplice disinfettante per mani. Ora me ne è rimasta un'altra confezione del trasporto 50 e poi mi sa che dopo ne devo comprare un'altra perché non le tengo più. Al lavoro praticamente usiamo ognuno, cioè ci sono tanti computer, però poi a giro non usi mai lo stesso computer, non sai chi l'ha usato prima di te. Quindi quando esco di là mi disinfetto da testa a piedi e poi me ne vado. Non passo neanche in bagno a lavarmi perché anche se mi rilavo le mani con quel sapore non mi sento del tutto pulita, poi quando torno a casa ridisinfetto tutto. Della seta blu ho finito il levasmalto nutriente all'olio di argan 75 ml, un levasmalto che secca anche l'anima delle persone, con tutto che ci sia l'olio di argan e non toglie neanche benissimo lo smalto. Un altro levasmalto, questo è della Lady Venezia, Makeup Factory, levasmalto con olio di argan, vitamina E, A e F, per unghie sempre brillanti e in forma, un made in Italy, formula quick and easy. Questo l'ho comprato al supermercato sotto casa, mi stravacco, sto più comoda, al supermercato sotto casa, l'MD, c'erano due confezioni, questo con olio di argan e varie vitamine e un'altra, le ho prese entrambi. Entrambi sono molto efficaci, tolgono benissimo lo smalto e non ungono l'unghia, la idratano, mi piacciono tantissimo. Però hanno comunque il profumo, l'odore fortissimo di acetone, però sono veramente ottimi. Devo cercare di mettermi un pochino più comoda per evitare anche di rimanere tagliata, forse così ci siamo. Proseguiamo. Della Copertone, il Sunscreen UVA, crema protettiva lenitiva alta 30 SFPS, protezione ad ampio spettro contro raggi UVA, UVB, formula antiossidante, entità idratante resistente all'acqua. Questa è stata la seconda confezione di crema protettiva che ho usato quest'inverno. Ho iniziato con una 50 più che sarà da queste parti. Sì, eccola qua, dopo ve ne parlo. L'ho usato praticamente nel mese di luglio, come ho letto nella recensione è una buona crema idratante, non mi ha fatto scottare, non mi ha fatto venire gli eritemi, mi è piaciuta tantissimo. Ora passiamo a questa che è la dell'Equilibra Aloe crema solare SPF 50 più UVA UVB, protezione molto alta, 50% aloe vera, Pro Sun UV Complex Water Resistant, protegge la pelle dalle scottature, nuova formula, pelle delicata, prodotto conforme alle normative europee. Di questa crema non ho mai avuto il tempo di recensirvela perché l'ho comprata e l'ho iniziato ad utilizzare la stessa mattina ed è una crema che mi è piaciuta tantissimo, è da 150 ml. Protegge le pelli più delicate e sensibili, aiutandole a prevenire processi di photoaging ed
eritema. L'olio di mandorle dolce e burro di karité favoriscono l'idratazione e contrastano i processi dell'invecchiamento. L'olio di carote e le vitamine E stimolano la naturale difesa della pelle. La tollerabilità del prodotto fototestata è rafforzata dalla presenza dell'aloe, del bisabololo, non so cosa sia, e dall'assenza di profumo. L'aloe vera equilibra contenute in importanti quantità, idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle, offrendo una protezione potenziata. Lo speciale complesso filtrante Pro Sun UV Complex dalla massima fotosensibilità migliora la durata della protezione. Vabbè, poi ci sono le solite avvertenze: senza parabeni, coloranti, senza profumo aggiunto. Vabbè, applicare prima e durante l'esposizione. Ok, allora è un prodotto che ha un profumo buonissimo. Si sente ancora, si sente l'aloe? Sì, tantissimo. La cosa strana di questa crema, che è molto, vorrei dire schiumosa, anche se il mio fidanzato l'ha chiamata formaggiosa, perché sembra quei formaggi freschi spalmabili. Mi diceva: hai portato il formaggio da spalmare? Perché ha proprio questa consistenza. Comunque è stato facilissimo da spalmare, non mi ha provocato eritemi, irritazioni, mi ha protetto benissimo tutto il tempo che l'ho utilizzato, e io l'ho iniziato a utilizzare in cui ero bianca cadaverica ai primi nei primi soli, quindi sono stata benissimo, mi ha protetto tantissimo, mi ha lasciato la pelle idratata, mi ha aiutato anche a raggiungere una buona intensità di abbronzatura, tant'è, come vi dicevo prima, dopo sono passata una 30 e dopo la 30 comunque sono passata anche una 20, io che sono una specie di cadavere ambulante, quindi mi è piaciuta tantissimo questa crema. Spero di ritrovarla anche l'anno prossimo, perché sono rimasta tanto soddisfatta. Poi ho concluso della Bottega Verde Uva Rossa di Palazzo Massaini. È una crema a viso antietà con estratto di uva rossa, zuccheri d'uva, idratante antiossidante 50 ml. Semplice crema, molto leggera e facile di assorbimento, specialmente per l'estate, mi è piaciuto tanto. Poi, della Kiko, ho finito il Pure Clean Form, la mousse, oh mamma, ce l'ho sulla punta della lingua, la troviamo in italiano. Facciamo prima, perché non mi esce. Italiano, mousse detergente viso purificante, ecco, non mi uscivo purificante. Da quanti ml? 150 ml, pure questa mi è piaciuta tanto, si è fatta una schifezza al contenitore, non lo voglio neanche aprire, ora l'ho finito e lo andiamo a cestinare. Ho finito della L'Oreal la crema 50+, questa la iniziai l'anno scorso, me ne era rimasto tanto così e l'ho conclusa quest'anno, visto che il PAOEDA era da 12 mesi. Durante l'inverno l'ho tenuta conservata, di tanto in tanto se mi capitava una bella giornata e decidevo di farmi una passeggiata o sul lungomare o comunque un posto dove prendevo tanto sole, l'andavo a mettere, quindi ho avuto modo di utilizzarla anche durante l'inverno, non aveva cambiato odore, perfetta, non mi ha lasciato nessun tipo di irritazione né macchie solari, a parte questa che c'ho in fronte ormai da 3 anni. Per tutto il resto, anche se l'avevo aperta l'anno scorso, l'ho conclusa quest'anno, non mi ha lasciato nessun tipo di irritazione e mi era piaciuta molto perché era molto liquida. Sto parlando un po' troppo a macchinetta, sì. Della Wycon All Generation, sono le salviette opacizzanti, le veline opacizzanti 100 pezzi. Questa l'ho finita praticamente che era fine giugno, inizio luglio. Sono stata tutta l'estate senza salviettine opacizzanti perché non sono riuscita a trovarle. Io di solito cerco sempre di cambiare marca per trovare la salvietta ottimale. Per ora la mia ottimale è Kiko, non sono riuscita a tornare da Kiko a comprarmele, quindi sono rimasta tutta l'estate senza salviette. Vi immaginate, con questo caldo era una specie di lampione. Poi ho finito, sempre della Botanica naturalmente, il burro corpo nutrimento profondo, tonicità e compattezza con bioburro di muru, non so cosa sia, e olio di mandorle dolci. Questo l'aveva iniziato mamma, poi me l'ha sbolognato a me perché per lei era troppo pesante. 250
ml, un buonissimo profumo, l'ho usato tranquillamente, poi ho concluso, credo questo lo abbia finito inizi di luglio. Un altro leva smalto della Dolce Sguardi, solvente profumato per unghie con acetone, sempre un made in Italy, uno dei miei leva smalto preferiti. Funziona, 3 secondi subito toglie il colore, anche quelli glitterati, perfetto. Come vi ho sempre detto, io preferisco utilizzare un solvente con acetone perché faccio prima, non devo stare là 10 ore e comunque andare a rovinare e stressare l'unghia. Poi ho finito delle confezioni di salviette struccanti, questa piccolina dell'acqua di rosa e salviette struccanti viso, occhi e labbra che ho utilizzato in vacanza, già l'avevo comprata una volta e mi sono piaciute tante, tanto, e due della stessa marca, sono della Dealo, sì, salviette struccanti con acqua micellare, salviette struccanti 40 pezzi, 3 in 1, strucca idrata, strucca, protegge e idrata, per pelli delicate normali, prodotto italiano. Adoro, amo queste salviette. Hanno un pochino di acqua micellare, quindi io cosa faccio? A parte che sono giganti, sono belle pregne, ne prendo un angolino, lo appoggio sull'occhio 10 secondi, tiro via, ho struccato quasi del tutto l'ombretto e anche l'eyeliner, forse poco poco la mascara rimane. Vado a insistere leggermente sulle ciglia andando verso giù, poi risalgo verso su. Vado in modo molto delicato con il dito sotto il pannetto, strucco leggermente, sfrego leggermente sotto, le ciglia sopra. Praticamente io in 30 secondi ho struccato un occhio. Sono favolose, mi piacciono da morire. Mamma le prende a un supermercato, è un discount che sta qua vicino, costano poco e però hanno un profumo bellissimo. Ti struccano, costano poco, perfetto, sono le mie salviette della vita. Poi ho finito un'altra crema idratante della Clinians, la mia clinica dermaletta, antirughe giorno, sempre 50 ml. Questo l'ho utilizzato praticamente nei mesi di luglio-agosto, l'ho finita di recente, pure mi è piaciuta tantissimo. Poi ho finito il mascara della Kiko, il Top Coat Volume e Definizione, che non mi ha fatto impazzire. Il mio preferito è sempre, tutto l'odore che ha preso, il mio preferito è sempre quello con le setole, le fibre sintetiche, per poter andare ad allungare anche un po' le ciglia. Appena riesco che vado da Kiko me lo devo ricomprare. Poi ho finito un contorno occhi della Olaplex. Si chiama Definity Eye, contorno occhio illuminante da 15 ml. Praticamente aveva una spirale all'interno di un gel molto leggero e una parte quasi colorata, quindi andava a idratare la pelle. Quella leggera colorazione, che era un po', non voglio dire glitterosa, però rifletteva molto la luce, quindi regalava anche un bel aspetto riposato, illuminato, aveva sia quindi la parte idratante e protettiva, quindi i principi attivi della crema, ma sia poi la parte di correttore, diciamo, un piccolo correttore, mi è piaciuto. Poi ho finito uno smalto bianco gesso, questo è della Crystal, ma ormai si era cancellato tutto. Ancora ho finito un altro smalto, il Top Coat opacizzante D, questo non si legge più, oddio, un attimo solo. Oh mamma. Cos'era questo? Non mi ricordo più. Forse Wet n Wild, ma non ne sono sicurissima. Poi ho finito gli applicatori per ombretto della Essence, ho messo tutte e 5 in funzione, ora sono al lavoro. E ho finito anche un altro mascara, questo era della Catrice, si chiamava Prete Volume Velvet Black, pure questo è un mascara che mi è piaciuto tantissimo. Bello scovolino, belle ciglia nere, opache, bellissimo.
E ho finito ancora un altro smalto della Astra, della linea Nail Genius, la base 3 in 1 idrata, nutre, stimola la crescita, da 12 ml, anche questo mi è piaciuto tanto. Ho finito un sacco di smalti quest'estate. Poi, piccolo provino di filo interdentale della Curaprox. Classico flor cerato, beh, ogni tanto lo utilizzo, però non mi piace molto utilizzare i fili interdentali. Un altro smalto, sempre bianco, ma questa volta bianco perla, sempre della Crystal, comprato tanti anni fa, meno male che l'ho finito. Poi ancora, un collirio barra goccine lacrime per gli occhi quando si portano le lentine, Opto Hydra più A, devo andarla a comprare, mi sono rimasta senza, e non so cosa sia successo a questo povero smalto della Pupa, ci ho aggiunto un po' di, come si chiama? Alcol, quello 90x99%, così per vedere se riuscivo a scioglierlo un po', mi si è pulito la confezione. Chissà che fine ha fatto tutto lo smalto. Provo di aprirlo, no, lo buttiamo così. E poi ho finito per mio sommo dispiacere di L'Oreal, il colorista, il colore di quest'estate per me, il Dirty Pink Eye. Poi ho comprato anche ora non ce l'ho più praticamente, mi sono rimasti giusti i residui, l'azzurro, l'acqua, e ora voglio andarmene a comprare qualcun altro perché li adoro, è stata veramente una scoperta eccezionale. Ora andrò avanti, probabilmente me ne comprerò tutti quanti e li finirò nei secoli dei secoli. La bustina con i prodotti finiti è vuota. Io vado a fare la raccolta differenziata e noi ci vediamo. Questa è una frase che dicono tutte quante. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vera Melicchia, il prossimo video credo che sarà un video di. Vieni qua, sei proprio fresca. Vieni qua, vieni a fare un ciaino. Un ciaone. Ciao! Ma ciao! Ci abbiamo sentito abbaiare, lo sai? Ciao ragazzi, ok, come vi sto dicendo, la prossima volta sicuramente un video acquisti, ho comprato 3 paia di scarpe estive, siamo a ottobre e ancora ve le devo mostrare. Sono lì, si è messa proprio in braccio, siamo una purpetta, tutti una purpetta. Poi ciao con la Sabina, ciao con la Sabina, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi, in gamba.